siccome l'argomento mi piace, spesso tendo a parlare un po' super in fretta. Beh, tanto mettiamo il 0,75 su YouTube. 75 su YouTube. Sarà il primo video rallentato. Rallentato. Ciao a tutti, io sono Alessandro di FGF e siamo qui con Stefano Carta Vasconcellos, designer sardo ormai diventato globale, quasi universale, vice direttore accademico dello IET. Vuoi aggiungere qualcos'altro in mezzo a tutto il tuo milione di curriculum? Meglio di così non potrei dire sicuramente, quindi allora, benissimo così. Se a te va, iniziamo con qualche domanda. Va benissimo. Allora Stefano, da dove è da tuo dove desiderio, tutto è iniziato? Esatto, di essere designer. Allora, nasce come sempre in questi casi, o meno credo, nasce da quando sei ragazzino, da quando cominci a capire quello che ti piace di più, quello che ti affascina di più. Nel mio caso ho sempre disegnato tanto, mi è sempre piaciuto moltissimo disegnare e sono cresciuto poi dentro un negozio di mobili, che è il negozio della mia famiglia. E quindi metti insieme le due cose, quindi un po' la passione per il disegno e il progetto, da lì poi i mobili e quello che era il mondo invece della mia famiglia, e quindi diciamo che anno dopo anno mi sono chiarito quello che è un po' il percorso che volevo fare, fondamentalmente. E nell'ambito dell'arredamento, secondo te che ruolo ricopre il designer? Perché tu in realtà sei partito dal negozio di arredamento, se non ricordo male. Esatto, sì, io sono partito dal negozio, quindi che è stato il posto in cui ho cominciato a progettare insieme a mio papà e a capire un po' qual era il ruolo del designer. Nel mio caso, quindi, iniziava con un ruolo che era più quello di comporre gli spazi. Quindi in un negozio di arredamento, uno showroom, quello che fai è progettare lo spazio più che l'arredo in sé molto spesso. E quello è stato per me il mio primo ruolo da designer, quindi quello di avere un cliente che ovviamente deve progettare uno spazio e tu ovviamente adatti a questo spazio quello che nel mio caso, quindi come showroom, erano prodotti di altre aziende. Poi da lì nasce, e mi ricollego alla prima domanda, invece la volontà di cominciare a disegnare i miei. Sì. E quindi il ruolo del designer nel mio caso comincia a allargarsi, e quindi non più quello di progettista dello spazio, ma anche di progettista di una scala inferiore, che è quella appunto dell'arredo. E oggi credo che poi possiamo adattare in tante dimensioni quello del designer, ma se parliamo di arredamento e di design, fondamentalmente il ruolo del designer, oltre a questi due, quindi di spazio e prodotto, è anche il ruolo di una figura che mette insieme i materiali, mette insieme l'azienda produttrice, il fornitore, trova insieme la quadra insieme a loro per il prodotto. E dicevamo, a tal proposito, qual è secondo te l'aspetto più complesso dell'essere designer? Bella domanda questa qua, Grazie, caro l'ho scritta io. Caro il mio Alessandro. Allora, secondo me oggi l'aspetto più complesso è quello di avere la capacità di gestire la complessità di un percorso e di un atto progettuale che ormai è composto sempre di più elementi. Mm-hmm. Cioè, mentre abbiamo una visione magari anche un po' stereotipata del designer che disegna e produce, oggi invece il designer deve tenere insieme quello, deve tenere insieme sostenibilità, circolarità, comunicazione, quindi quello che è comunicarsi anche personalmente come designer, pensare alla comunicazione del progetto e dell'impresa come vorrà comunicarlo, quindi c'è tutto questo lato di comunicazione che secondo me oggi aumenta molto di più la complessità. Una cosa che non c'entra molto, ma tutte queste cose le insegnate allo IED? Sì, queste cose le insegniamo allo IED, esatto. Sì, IED è una scuola del progetto, sia che sia fashion o che sia design o arti visive o comunicazione, però ha un asse centrale, un elemento centrale che è una scuola del progetto, e quindi oggi fare progetto comporta e porta dentro anche tutti questi elementi qua. Quindi oggi fare progetto è più complesso per tanti aspetti rispetto al passato, e quindi noi cerchiamo di insegnare questo approccio qua, che poi è completamente trasversale e anche transdisciplinare. Cioè, se pensi quindi a un designer oggi di prodotto, molti degli step del suo progetto sono molto simili a un fashion designer, così come a un designer delle arti visive. Quindi c'è una matrice fondamentale che cerchiamo di salvaguardare e insegnare a tutti, che è appunto quella della capacità progettuale, quindi saper portare avanti un progetto. Mi sembra che ci sia stato ultimamente un innalzamento di iscritti alla facoltà di design in generale, poi non so proprio nello specifico dello IET. Secondo te no? Mi sembra che storicamente sia un po' allargata storicamente sì, soprattutto stanno aumentando tanto gli iscritti internazionali.
Questo per diversi motivi, ma comunque i nostri corsi diventano più internazionali, non solo di IED, anche delle altre scuole, e quindi l'Italia comunque ha un ruolo di paese che da quel punto di vista continua a essere, soprattutto all'estero, e quando si vive all'estero te ne rendi conto ancora di più, è un paese che comunque oggi è molto facilmente associabile al design, quindi Made in Italy, tutto quello che è il mobile, quindi è la capacità di progetto e di realizzazione, fanno sì che chi vuole studiare design o fashion è molto portato a volerlo fare sempre di più in Italia, quindi anche le scuole si adattano e quindi l'offerta dei corsi diventa in inglese, quindi più facile venire dall'estero proprio per questo motivo. Attenzione, qua la regia si è impegnata anche con questa domanda. Il copy. Stefano, qual è quello che invece più ti piace e ti soddisfa dell'essere un designer? Questa è una bella domanda, potrei parlarne per ore. Però devi rispondere in tre parole. Ma in realtà rispondo con quello che ti dicevo nella domanda prima, e che effettivamente è quello che mi ha fatto poi rimanere anche nella scuola nella quale lavoro oggi, che è capacità e fare progetto. Cioè, a me quello che mi piace, sembra banale ma non lo è, ma la possibilità di lavorare sempre a un nuovo progetto, di poter iniziare un nuovo progetto, definirne gli obiettivi, portarlo avanti e poi vederlo realizzato è quello che a me diverte di più. Mi ha fatto appassionare e continuo a farmi appassionare a quello che faccio. La prossima domanda si ricollega in realtà al motivo per cui noi ci siamo conosciuti. Sì, ormai anche da un bel po' di anni. Dieci anni fa. Siamo nel 2024, sono nove. Esatto, quindi dobbiamo fare qualcosa. L'anno prossimo dobbiamo festeggiare. Qualcosa. Perché noi e Stefano, noi FGF, ci conosciamo insieme a Stefano nel lontano 2015, grazie a Cascina Cuccagna, perché bravissimo. Ci chiama perché questo... Giacimenti urbani era, se non sbaglio. Perché questo... giovane designer aveva realizzato un progetto denominato Cucina Leggera, che proprio poi lui. Si è evoluto in Linea Leggera quando si è ingrandito. Esatto. E Cucina Leggera era questa cucina assemblabile. Bravissimo. Realizzata in multistrato con la peculiarità di essere tutta fatta di incastri realizzati a CNC. Ma l'idea di questa cucina leggera, come ti è nata? Ecco. Cioè, da dove è arrivata? Beh, allora, diciamo che il tutto nasce dalla prima domanda a cui ho risposto, cioè dall'ambiente in cui sono cresciuto, e quindi dicevo prima negozio di arredamento, e quindi l'arredo più complesso e più affascinante per me era sempre stato e sempre la cucina, cioè è un arredo tecnico, un arredo difficile da progettare, è estremamente complesso per tutta una serie di dinamiche che tu che ne sai fare molto bene, conosci molto bene. Ricordiamo che noi siamo la migliore falegnameria di via San Michele del Carso a Gallarà. Assolutamente, cioè, lo posso sottoscrivere. Più bravi di noi in quella via non c'è nessuno. Cioè assolutamente, i più bravi. E quindi nasce la sfida, la voglia di provare un po', come tutti i designer, come tutti i progettisti, a mettere un po' del tuo, no? A provare a contribuire a un progetto, a un prodotto, in questo caso la cucina. E quindi Cucina Leggera nasce come percorso di ricerca personale dentro il mio percorso di studi, perché finivo il triennale in prodotto, quindi industrial design, e quindi nasce proprio come sfida e percorso personale di ricerca, che poi grazie a FGF è diventato anche un progetto più grande, più importante, che ha fatto anche tanti giri, tanti percorsi. Veramente tanti di giri. Ed è stato molto bello perché grazie a voi è un percorso che ha avuto un suo consolidamento, ecco, anche grazie a una realtà così bella come FGF. In cui sei anche riuscito poi a vincere un premio. Perché sì, hai vinto esatto. Il premio, è stata eletta del 2018. Del 2018, esatto. Quindi Cucina Leggera ha vinto il primo premio come miglior progetto del Salone Satellite 2018. Primo italiano, diciamo. Primo italiano? Una cosa che ho scoperto da poco. Sì, non lo sapevo neanche io. E da lì come è cambiato il percorso? Allora, da lì... Cioè, se quello ti ha aperto le porte a... Immagino di sì, perché poi è da lì che sei... Sì, in realtà ha aperto porte inaspettate, in realtà, nel senso che quel progetto, il progetto di Cucina Leggera, aveva un approccio molto di sistema, quindi molto di pensare il prodotto, ma allo stesso tempo come lo produci, con quali tecnologie, con quale approccio, e quindi quella cosa lì effettivamente in chi poi si è incuriosito
mi ha portato a lavorare sempre di più nel lato non tanto del prodotto, ma nella progettazione di sistemi, quindi nella progettazione di come implementare determinati sistemi o determinati prodotti o attività. E quindi è cominciato il percorso di collaborazione con l'OIED in questo caso, che mi ha chiesto un po' di riprogettare o di aiutare a riprogettare e aggiornare quella che era la struttura delle sedi in Brasile. Quindi quella che era l'offerta delle sedi in Brasile di San Paolo e Rio, e quindi era un periodo appunto alla fine e dopo il salone, e quindi avevo deciso di intraprendere questa avventura che era nel mio paese, diciamo, natale per parte di madre, quindi in Brasile, e ho deciso appunto di trasferirmi insieme a mia moglie, insieme a Carlotta, in Brasile. Invece, come essere professore dello IED? Oh, un'altra perché, bella aspetta, domanda. Tu fai ancora lezioni, cioè tieni lezioni, anche se sei diventato praticamente sì, mega direttore di galattico. Sì, ho un mio laboratorio a cui sono molto affezionato, okay. Assolutamente. Sì, sì, faccio ancora lezione, tra l'altro ce l'ho fra pochi giorni. È un laboratorio di fabbricazione digitale. Quindi parli anche di centri di lavoro. Quindi parlo anche di centri di lavoro, nel mio caso di progettazione di strutture effimere, che hanno a che vedere quindi con i centri di lavoro, quindi con la progettazione di spazi. Che cos'è una struttura effimera? Allora, il mio laboratorio è all'interno di un corso di interior design. Ok. E oggi l'interior design, che per sua definizione ovviamente da vocabolario parla di interni, in realtà non parla più solo di interni da tanto tempo. L'interior oggi è un qualcosa che vediamo e può essere applicato agli spazi in generale, agli allestimenti delle mostre, appunto alla progettazione anche di strutture effimere, che sono fondamentalmente strutture che hanno un ciclo di vita in molti casi ben definito. Può essere per esempio la progettazione di una struttura, un'esposizione, esatto, la struttura per una mostra. E quindi questo laboratorio ha l'obiettivo di far familiarizzare gli studenti dalla fabbricazione digitale, fargliela conoscere applicandola appunto alla progettazione di strutture effimere. E cosa ne pensi finora di questo Fuori Salone 2024? Ma allora, ci penso tante cose, dobbiamo un po' riassumerle. Sì. Quindi, prima di tutto è molto partecipato, come abbiamo potuto vedere. Sì. Questo è vero, quest'anno molta molto, affluenza, molto noi siamo stati già anche al salone e c'è veramente molta affluenza. Molta affluenza, probabilmente è cresciuto ancora di più quest'ultimo anno, se non sbaglio hanno aggiunto un nuovo distretto, se non ricordo male. Sì. E quindi il fatto di avere ancora più spazi, ma sono ancora più pieni, quindi evidentemente c'è tantissima voglia di frequentarlo, di vederlo anche da persone che probabilmente vengono da altre aree. Quindi non è più solo il fuorisalone del design, ma secondo me è un fuorisalone molto più inclusivo, molto più interessante, dico, per chi viene da altre aree e quindi che magari non frequenta abitualmente il salone del mobile, quello della fiera fondamentalmente, ma magari è più incentivato invece a vedere il fuorisalone. Quindi, come possiamo vedere, anche gli ambiti di applicazione sono molto più ampi, perché si è allargato molto il pubblico che lo frequenta. Questa è una sensazione che ho di questo fuorisalone di questo del 2024. Quindi un'espansione a livello non più del mondo, di un solo mondo, ma che sta contaminando. Molti più mondi, poi c'è tantissima comunicazione, quindi poi le aziende secondo me lo usano sempre più anche come veicolo per raccontarsi e per far incontrare a volte molto spesso i propri clienti, i propri partner, quindi vedo il fuorisalone è diventata anche un'occasione in cui invitare a Milano probabilmente. Quindi c'è molto networking. Moltissimo, ma soprattutto poi anche un po' uno strumento che imprese di altre aree usano per la settimana del salone è l'occasione, la settimana in cui invito le persone della mia azienda, invito i miei collaboratori per fare un evento durante una settimana in cui Milano effettivamente è una città al centro energica del mondo per tanti aspetti. Invece Stefano, quali saranno secondo te i trend del design? Quali saranno, quali sono già? Perché per esempio uno dei trend di quest'anno, ma è già una cosa che abbiamo visto l'anno scorso, secondo me, è sicuramente quello dei materiali. E cioè questo per esempio, adesso siamo in uno spazio di Materiali, che è fondamentalmente un grande aggregatore di tante tipologie di materiali diverse, ed è quello su cui maggiormente si stanno concentrando moltissimo i designer e le aziende, cioè oltre al processo innovare in quello che sono invece i materiali, quindi alla ricerca non più della sostenibilità che ormai è data per scontata, ma della circolarità. Quindi quello è il passaggio certo, che tutti stanno provando a fare o comunque stanno già facendo, comunque sono in procinto di fare. Quindi diciamo che questo è uno spazio dove, come vedi, abbiamo tanti materiali diversi che vanno dal caffè alle gomme non più sintetiche ma di fibre naturali, alla personalizzazione che si fa dai materiali alla stampa 3D, e quindi tutto quello che è un mondo di comunque digitale che è legatissimo a quello dei materiali.
E quindi questo è sicuramente uno dei trend più evidenti di questo tecnologia salone. E materiale. Esattamente. Quindi anche qua abbiamo, come puoi vedere, materiale originale, probabilmente anche questo sarà un materiale di tipo sicuramente molto più circolare. E poi la sua diretta applicazione, e poi quello che è il tema anche della stampa 3D, che ormai è data, è abbastanza un tema connotato, anche se ha le sue, diciamo, difficoltà a espandersi, sì. Esattamente. Ancora è un ambito per lo più circoscritto a determinate attività o prodotti che riesce a sviluppare. Cosa ne pensi dell'AI all'interno del mondo del design? Perché penso che ci stia entrando veramente a gamba tesa. Ma in realtà quest'anno poi è abbastanza, come possiamo vedere, super presente anche al salone e al fuorisalone, anche se ti devo dire, forse il mio punto di vista invece è un po' opposto al tuo. Cioè? Quindi secondo me nel design, quindi nell'arredo, nella progettazione di interni, secondo me invece in realtà è un po' arrivata un po' così, ma prima che si consolidi ci vorrà tanto tempo. Sì. Quindi sì, quest'anno, e la vediamo spesso al salone, un po' appiccicata lì, un po' a terra a volte in certi ambiti, ma in realtà prima che se ne veda veramente un'applicazione concreta, un'applicazione che veramente andrà a cambiare il modo in cui faremo le cose, secondo me ci vorrà ancora tanto tempo. Ti dico che infatti sì, perché secondo me non è, cioè, dove invece si è espansa veramente tanto a livello software, nel mondo dell'arredamento non c'è ancora un programma che mi faccia un mobile. Esattamente, infatti partecipavo a un talk l'altro giorno e gli studi di architettura hanno la difficoltà perché ricevono immagini sempre più spesso, immagini già promptate appunto dall'intelligenza artificiale, ma spesso prodotte da persone che non hanno progettato a monte, quindi si aspettano che quella cosa venga realizzata, ma ovviamente quando un'azienda come la vostra riceve un prodotto si aspetta che sia stato progettato e anche producibile, invece questo passaggio ancora non è stato fatto. Cosa diresti a una persona che vuole diventare un designer, quindi a un futuro possibile designer? Allora, cosa direi? Questa è una bella domanda, è una domanda che uno poi deve aggiornare man mano che gli anni passano, ma in realtà mi riallaccio un po' a quello che dicevamo prima sulla formazione e su quello che è un po' oggi lavorare in quest'ambito, che è quello della progettazione del design. Sicuramente bisogna essere transdisciplinari nell'approccio e nella capacità di mettere insieme tanti ambiti diversi. Come dicevamo prima, oggi c'è un ambito di progettazione fondamentale, che è quello di base, fondamentalmente è quello centrale, ma oggi c'è intorno tutto quello che è un mondo di comunicazione, di racconto, quindi oggi è molto importante saper raccontare il progetto anche attraverso i social, attraverso i social media, così come è molto importante anche avere la capacità di raccordo, di mettere insieme professionalità diverse, persone che vengono da ambiti diversi, in modo tale che poi si possa gestire quella che è la maggiore complessità che oggi rappresenta fare progetto, fare progettare un prodotto o un interno che sia, un arredamento. Oggi è sempre importante mettere insieme tante professionalità diverse. Quella secondo me è una capacità fondamentale per un designer. Direi che possiamo ringraziare Stefano. Grazie a voi per l'invito, è stato un grande piacere. Vabbè, è stato anche un modo in realtà di ragionarci anche fra di noi. Ma certo, sì, assolutamente. Perché alla fine è stata una chiacchiera molto interessante. Mezzo a quello che più ci piace, fondamentalmente. Esatto. E ringraziamo anche chi ha visto questo video, vi invitiamo a mettere un like, un commento, a fare una domanda, magari anche a qualche domanda che vorrà rispondere Stefano in futuro. E grazie per la visione. Ci vediamo al prossimo Fuorisalone.